La Fondazione Antonio Megalizzi vuole custodire e portare avanti il messaggio di Antonio sull'importanza dell'istruzione, dell'informazione, dell'impegno civico. La Fondazione vuole ricordare l'impegno e la passione che Antonio metteva tutti i giorni su queste tematiche, vuole creare delle iniziative volte a sviluppare il senso critico, civile e etico, soprattutto nei giovani, vuole collaborare con le istituzioni per portare avanti quello che era il messaggio di Antonio proprio sull'importanza dell'Unione Europea e dell'informazione corretta. L'Unione Europea è purtroppo un facile bersaglio, l'abbiamo visto soprattutto in questo periodo di crisi. Antonio aveva colto questa debolezza e aveva deciso di impegnarsi quotidianamente proprio per aiutare l'Unione Europea nel comunicarsi. E nello specifico cercava proprio di focalizzarsi e approfondire tutto quello che erano le bufale che circolavano in rete, soprattutto sull'Unione Europea e sull'operato delle istituzioni europee e sulle varie politiche portate avanti. Anche perché purtroppo sono ancora veramente pochi i media che riescono a trattare queste tematiche in modo corretto e forse anche semplice e diretto. Quindi quello che noi cerchiamo di fare come fondazione è proprio quello di portare avanti il messaggio di Antonio e soprattutto di utilizzare il suo metodo comunicativo. Allora, durante tutto il periodo della pandemia globale abbiamo lavorato tanto sui social e sui nostri canali come sito proprio per sensibilizzare i giovani sia sull'operato, quello che stava facendo e sta facendo tuttora l'Unione Europea e in questo momento di crisi, sia per sfatare tutte le bufale che comunque hanno pervaso un po' il web negli ultimi mesi. Quindi abbiamo fatto un forte lavoro di comunicazione grazie a tutti i volontari che ci aiutano, che hanno creato delle infografiche, abbiamo fatto una serie di interviste, abbiamo partecipato a delle conferenze, a dei webinar e quindi abbiamo sfruttato molto il mondo social, il mondo web proprio per le restrizioni della pandemia e quello che potevamo fare. Adesso stiamo cercando di ripartire. Stiamo organizzando un corso di formazione per una trentina di giovani ragazzi che diventeranno degli ambasciatori della Fondazione. Noi siamo già stati nell'ultimo anno nelle scuole a parlare di Antonio, del suo messaggio e a spiegare alle istituzioni europee perché l'Unione Europea è parte di noi, perché è la nostra casa, perché è tutto intorno a noi e cosa fa e perché è importante. E adesso vorremmo farlo anche grazie all'aiuto di questi ragazzi che verranno appunto formati prima della Fondazione e poi riusciranno ad avere dei momenti di formazione all'interno delle scuole.